Buongiorno e buona domenica a tutti gli appassionati di neuroscienze e neuromaniacs, nella fattispecie di Liberi Oltre. Ben trovati. Allora, oggi voglio fare un esperimento e mettere anche un po' di musichetta di sottofondo perché a me piace. Dunque, abbiamo fatto recentemente la puntata sul linguaggio, introduttiva sul linguaggio, e ho fatto riferimento a varie caratteristiche del linguaggio che diciamo, si riallacciavano al discorso del movimento. E quindi ho pensato, effettivamente, forse è il caso di cominciare a parlare di movimento. Il movimento è un argomento estremamente complesso, su cui faremo varie puntate, come un po' tutti quelli che trattiamo, ma diciamo questo in particolare. Perché? Perché vedremo che, diciamo, il movimento, per quanto possa sembrare una roba abbastanza banale, in realtà coinvolge moltissimi livelli di programmazione a livello del sistema nervoso centrale. E ci sono degli aspetti, esistono degli aspetti che noi troviamo assolutamente intuitivi, scontati, in realtà non solo non ci pensiamo, ma non sappiamo nemmeno che esistono quando ci muoviamo, che però sono in realtà fondamentali e che il nostro cervello fa, cioè sono delle programmazioni, come posso dire, dei processi che il nostro cervello opera automaticamente, senza pensarci, tra virgolette, nel senso che noi non siamo coscienti di questi processi, ma li facciamo letteralmente in ogni secondo della nostra vita. E quindi è un argomento molto affascinante. Allora, il movimento è, diciamo, come informazione di base, cominciamo da un principio. Il movimento, se il nostro cervello è un computer, diciamo, è l'analogia che a me viene tuttora, è sempre la più grossolana, ma tuttora la più efficace, secondo me. Facciamo conto che il nostro cervello lavora come un computer. In realtà è un computer potentissimo rispetto ai computer attualmente in circolazione, anche se non ci sembra. È un computer che ha molte limitazioni, come abbiamo visto nella puntata sul sistema visivo, ma lo vedremo in futuro anche. Cioè, il nostro cervello è ingannevole da tantissimi punti di vista, perché si è evoluto per affrontare una realtà che è una realtà estremamente specifica, che è quella della vita sulla Terra, a temperature estremamente specifiche, a condizioni estremamente specifiche, a pressioni estremamente specifiche e a pressioni evolutive estremamente specifiche. Quindi è chiaramente è un computer fantastico, è un computer potentissimo, ma è un computer che ha tanti limiti. Però se noi riduciamo all'osso la struttura di un computer che cos'è? È una macchina in cui c'è un processo di input. Nel caso del nostro cervello è tutto il sistema somatosensoriale, quindi sistema somatosensoriale, scusatemi, tutto il sistema sensoriale, che include il sistema somatosensoriale, la vista, l'udito, la propriocezione, l'apparato vestibolare, gusto e olfatto, e un sistema di elaborazione centrale e un sistema di output. In realtà poi, come abbiamo visto in parte e come vedremo, i sistemi di elaborazione centrale sono tantissimi nel cervello, ovviamente. Cioè, è molto complicato, dipende da cosa stiamo guardando, nel senso da cosa stiamo analizzando. Ecco, se ci pensate, il movimento è il nostro sistema di output per tutto. Tutto. Non esiste attività che noi compiamo dal primo momento in cui emettiamo il primo vagito, appena partoriti, al momento in cui ce ne andiamo, che non implichi un movimento. Letteralmente è il nostro sistema di output per qualsiasi attività compiamo. Se stiamo correndo, camminando, è intuitivo che il movimento è essenziale. Ma in realtà, se ci pensate, è essenziale per tutto il resto anche. Nella fattispecie, anche quando stiamo compiendo, diciamo, delle attività che sono più intellettuali, no? Stiamo pensando, lavorando. Cosa facciamo? Beh, se stiamo leggendo, i nostri occhi stanno operando uno scanner del libro o dell'iPad o del Kindle che stiamo leggendo. Quindi i nostri occhi si stanno muovendo come si stanno muovendo i miei in questo momento. Se stiamo parlando, come sto facendo io in questo momento, noi stiamo eseguendo una serie di movimenti estremamente raffinati ed articolati, nel mio caso non troppo, ma diciamo in generale, una serie di movimenti estremamente raffinati ed articolati che ci permettono di costruire le parole,
nella mia lingua, i miei muscoli masticatori, i muscoli facciali, si stanno coordinando in maniera estremamente precisa per fornirvi l'output di questa puntata. Se stiamo lavorando, stiamo scrivendo un libro, se stiamo scrivendo al computer, stiamo muovendo le nostre mani sulla tastiera o sul foglio con la penna per scrivere quello che stiamo scrivendo. Quindi letteralmente non esiste praticamente attività umana produttiva, cioè che produca un output con il resto del mondo, che non implichi il movimento. Il movimento è fondamentale. Ora, la pianificazione del movimento è la parte veramente complessa di questo argomento che tratteremo nelle puntate successive. Oggi cominciamo proprio dai fondamentali. Io, come al solito, vi ho preparato una serie di slide. Questo è il titolo della puntata di oggi. E partiamo dai fondamentali. Allora, come ci muoviamo? Beh, ci muoviamo con i muscoli. Ok? E che cos'è un muscolo? Beh, allora, i muscoli sono delle cellule sinciziali, nel senso che hanno un enorme citoplasma all'interno delle quali si localizza il tessuto muscolare. Il tessuto muscolare nella fattispecie è costituito da fibre muscolari e l'unità muscolare più semplice, che è quella che vedete qui rappresentata, è il cosiddetto sarcomero. Sarco, tutto quello che inizia con il prefisso sarco riguarda il muscolo. Un sarcoma è un tumore del muscolo. La sarcoidosi è un'infiammazione del muscolo, in realtà poi è un'infiammazione generalizzata, ma diciamo che va bene sarcoidosi come infiammazione del muscolo, una malattia infiammatoria cronica. E ce ne sono altri, insomma. Ecco. Un altro prefisso molto utilizzato è mio, e vedremo per quale motivo in un secondo, letteralmente. Cioè, quando avete una miosite, avete un'infiammazione muscolare. Da non confondersi con la tendinite, con l'infiammazione dei tendini, ovviamente. Allora, come è fatto il sarcomero? Beh, la struttura fondamentale è quella che vedete qui in questa immagine. E vedete che ci sono dei filamenti più spessi al centro, quelli rosacei. In particolare mi riferisco alla parte inferiore dell'immagine. E poi dei filamenti più fini superiormente, ecco. E di che si tratta? Beh, allora, dunque, questo è una micrografia del filamento sottile, in realtà ingrandito. E il filamento più spesso, lo vedete in basso a destra, sarebbe quello blu. Allora, i filamenti sottili sono costituiti da catene di queste proteine globulari che si chiamano actina, che sono tenute insieme da diciamo un complesso proteico particolare, e in particolare c'è un sito di attaccamento di questi filamenti di actina che, grazie alla combinazione di alcune proteine che si chiamano troponine CTI, l'intervento di ioni calcio e il contatto con le molecole blu che vedete in basso causano la contrazione muscolare. Allora, diciamo, questa è una fotografia, una microfotografia dell'actina in fase di contrazione, e questa è una microfotografia dell'actina, fotografia in rappresentazione dell'actina in fase di rilassamento. Ma in realtà non è l'actina quella che fa contrarre il muscolo, quanto questa molecola qui in basso che vedete, che è quella cosiddetta di miosina, quella che vedete rappresentata in blu. E in particolare, cosa succede? Detto rapidamente, poi su questo potremmo fare in realtà una puntata a parte, perché è anche molto interessante il processo biochimico, ma detto rapidamente, quando contraiamo un muscolo, quello che succede è che vedete la molecola in blu in basso, si chiama miosina, da cui il discorso mio che vi dicevo prima, cioè il prefisso mio che si attacca ad alcune condizioni fisiologiche o patologiche, tipo la miosite. La miosina è la vera proteina motrice del muscolo ed è costituita da un filamento al termine del quale c'è un prolungamento globulare, anch'esso pseudoglobulare, che si chiama la testa della miosina. La miosina, quando è staccata dal complesso attina-troponina, attacca un'altra molecola che si chiama ATP, adenosin trifosfato, che è letteralmente, non so se ne avevo parlato nelle precedenti puntate, ma l'ATP, adenosin trifosfato, è letteralmente la moneta energetica del nostro organismo. Noi viviamo grazie all'ATP, che viene ricavato, fra l'altro, bruciando glucosio e ossigeno.
Ed è per questo che a noi serve lo zucchero e servono, beh, anche si possono bruciare dal punto di vista metabolico, come forse saprete, anche grassi e proteine, ma diciamo il principale token metabolico è il glucosio. Il risultato del metabolismo del glucosio, dello zucchero, glucosio e zucchero sono zuccheri, diciamo, comprende il glucosio, che è uno dei principali zuccheri che usiamo per vivere. Quindi il risultato del metabolismo combinato di glucosio e ossigeno produce ATP. Questo ATP è una molecola particolare, poi ripeto, su questo faremo delle live a parte, volendo, è un argomento pure molto interessante, e viene idrolizzato, si dice, viene rotto biochimicamente. Qua serve Alessandro Curra, anzi gli chiederò di farne una puntata su questo, se non l'ha già fatta. Viene rotto in ADP e gruppo fosfato, cioè adenosin trifosfato, praticamente è una molecola di adenosina che si porta dietro tre gruppi fosfato. Rompendo uno di questi, staccando uno di questi gruppi fosfato dagli altri due, si libera energia. Ecco, questo è quello che fa il nostro corpo per bruciare energia. Lo fanno i nostri neuroni, le cellule del nostro intestino, lo fanno le nostre cellule muscolari. Scusate per la digressione, ma questa era importante per farvi capire. Quindi la testa della miosina si prende questa molecola di ATP, la lega, si unisce al complesso troponina-attina, brucia la molecola di ATP, cioè stacca questo gruppo fosfato liberando energia. Facendo così facendo, si muove in direzione nella direzione della contrazione e causa la contrazione. Dopodiché, quando questa contrazione è avvenuta, la testa si stacca, si libera dell'ADP ed è pronta per attaccare una nuova molecola di ATP e ripetere il processo. Così funziona la contrazione muscolare. Voi dovete immaginare che ci sono milioni, miliardi di queste teste di miosina che nei vari muscoli del nostro organismo ogni giorno ripetono questo processo, garantendo la contrazione muscolare. Quindi questo è a grandi linee come funziona la contrazione muscolare. Ora, però il muscolo mica si contrae da solo, si contrae grazie alla presenza di uno stimolo elettrico che viene fornito dai neuroni. Ora, il neurone si attacca al muscolo tramite quella che si chiama la giunzione neuromuscolare. Qua vedete rappresentato il sarcomero di prima, è il neurone che si attacca un po' dappertutto sulle fibre muscolari con delle ramificazioni. Ora, anche questo potrebbe essere oggetto di puntata a parte, anzi sicuramente la faremo. Ma diciamo che la giunzione neuromuscolare, al contatto fra il neurone e il muscolo, il sarcomero, viene liberato un neurotrasmettitore che si chiama acetilcolina, il quale acetilcolina praticamente provoca un influsso di ioni calcio all'interno del sarcomero e quello avvia la contrazione muscolare. Questo è come funziona a grandissime linee la contrazione muscolare. Ripeto, se ho saltato qualche passaggio, sono stato impreciso, faremo una puntata a parte su questo ora che ci penso, perché secondo me è molto utile. Ora, tutto qui? No, in realtà, cioè, allora, abbiamo appena scalfito la superficie, nel senso che questo è, tra virgolette, se, tornando all'esempio del computer, se il nostro cervello fosse un computer e diciamo che comanda, facciamo conto, un braccio robotico, quello che abbiamo descritto è il movimento del braccio robotico, ma tutto il processo per portare il segnale al braccio robotico è quello di cui andremo a parlare oggi e nelle puntate successive. Dunque, i neuroni muovono i muscoli partendo dal midollo spinale. Il midollo spinale è quella struttura che abbiamo accennato nelle primissime puntate, si trova all'interno della colonna, è una struttura tubulare abbastanza piccola in realtà, estremamente ben protetta dalla nostra colonna vertebrale, la quale, come vedete in questa immagine, ha una struttura ad H, nel senso, il midollo spinale è una corda, ma all'interno del midollo spinale avete la sostanza bianca e la sostanza grigia. La sostanza bianca si dispone all'esterno del midollo spinale e poi all'interno, come vedete in questa immagine, c'è quella specie di H. Quella H è la sostanza grigia del midollo spinale. Ora concentriamoci sulla parte anteriore di quella H, cioè che nella figura è inferiore, tra virgolette, cioè la parte più grande. Quella parte è più grande perché lì sono ammassati i corpi cellulari di quelli che sono i motoneuroni. E i motoneuroni sono quelli che si attaccano al muscolo direttamente e lo fanno contrarre tramite la giunzione neuromuscolare. Ora, nella fattispecie, questi sono i lower motoneuron o motoneuroni bassi. Vedremo quali sono gli upper motoneuron in un momento.
sostanzialmente il midollo spinale riceve l'informazione dall'alto, dal nostro cervello, e vedremo appunto, arriveremo al cuore del problema in un momento, e questi neuroni si attivano. Però c'è un però qui, che è questo. Allora, facciamo l'esempio più banale del fatto che io ho il mio braccio steso e lo contraggo in questo modo. Ora, non basta semplicemente che io contragga il mio bicipite, nel braccio c'è il bicipite e il tricipite, ok? Per far contrarre l'avambraccio sul braccio, devo contrarre il bicipite. Però non basta solo questo. Quello che mi serve è anche che si rilassi il tricipite. Perché se il tricipite rimanesse contratto, io non riuscirei assolutamente a piegare il mio braccio. Viceversa, quando io sto stendendo il braccio, ho bisogno di contrarre il mio tricipite e di rilasciare il mio bicipite. Perché se non rilasciassi il mio bicipite, questo movimento così non sarebbe possibile. E allora torniamo alle nostre slide. Nel momento in cui io sto facendo una contrazione, devo contrarre alcuni gruppi di muscoli e devo rilasciare altri gruppi di muscoli. E questo è un meccanismo coordinato che viene gestito dal midollo spinale, ma viene programmato a livello della corteccia cerebrale in specifiche aree del cervello. Ma viene gestito a livello del midollo spinale. Nella fattispecie, quello che succede è che possiamo dividere i gruppi, per qualsiasi movimento, possiamo dividere i gruppi muscolari in gruppi di muscoli agonisti e muscoli antagonisti. Il muscolo agonista è quello che compie quel movimento e il gruppo antagonista è quello che si oppone a quel movimento. E a seconda del movimento che stiamo analizzando, ovviamente questa definizione cambierà. Cosa voglio dire? Se io sto parlando di piegare il mio avambraccio sul braccio, il muscolo agonista è il bicipite e il muscolo antagonista è il tricipite. Se io sto parlando di estendere il mio avambraccio, il muscolo agonista è il tricipite e il muscolo antagonista è il bicipite. Ok? Questo è un concetto, diciamo, fondamentale. Ora, questo tipo di funzione è possibile grazie a tutta una serie di meccanismi, fra cui il fatto che a livello muscolare una caratteristica che è finamente regolata è quella del tono muscolare. Cioè, i nostri muscoli in realtà hanno un livello basale di contrazione che è sempre lì, anche quando siamo molto rilassati. Questo livello basale di contrazione cambia da individuo a individuo, cambia a seconda del grado di allenamento, cambia a seconda di tutta una serie di parametri. E può cambiare drammaticamente in situazioni patologiche, che vedremo fra l'altro in un attimo. Ora, la contrazione dei muscoli agonisti e antagonisti è un fenomeno volontario, ma c'è tutta una combinazione di meccanismi involontari che comincia proprio a livello del midollo spinale. Quello che vedete qui rappresentato, immagine presa da Wikipedia, è l'arco riflesso, che è uno dei meccanismi grazie al quale il tono muscolare viene regolato. Allora, l'arco riflesso è il più semplice dei circuiti neuronali del nostro organismo. Risale ai tempi è un circuito neuronale che è stato fra i primi dal punto di vista evolutivo ad apparire. Penso i coralli fossero le prime creature, le spugne forse avevano l'arco riflesso in risposta a stimoli esterni, quindi organismi estremamente elementari da un punto di vista del sistema nervoso. E in che cosa consiste? Beh, molto banalmente c'è un neurone sensitivo che fa parte, fra l'altro, del gruppo dei neuroni somatosensoriali di cui abbiamo accennato nella live sul tatto, che riceve le informazioni dal muscolo e le trasmette direttamente al motoneurone. E il motoneurone, in risposta a questo stimolo, si contrae. Dunque, il neurone sensitivo sostanzialmente è un neurone che vedete rappresentato qua, dorsal root ganglion. In realtà in italiano lo chiameremo neurone pseudo-uniporare, che ha un assone che se ne va in periferia all'interno del muscolo, un assone che se ne va centrale, in zona centrale nel midollo spinale. L'assone che va in periferia va all'interno di una struttura che si chiama fuso neuromuscolare, che è una fibra muscolare un po' particolare, attorno alla quale l'assone, la parte terminale dell'assone del neurone pseudo-uniporale si avvolge. E questo neurone pseudo-uniporale che cosa fa? Beh, semplicemente avvolge questa fibra neuromuscolare
e manda informazioni al sistema nervoso centrale riguardo allo stato di tensione e di contrazione di quella fibra. Questo è un meccanismo fondamentale perché automaticamente, senza intermediazione del cervello, il muscolo sostanzialmente può regolare il proprio stato di contrazione to a certain extent, cioè nel senso fino a un certo punto, ma diciamo è un meccanismo basilare per regolare lo stato di contrazione. Quindi l'esempio classico che vedete rappresentato qua è quello del riflesso patellare. Che cosa succede nel riflesso patellare? Noi al ginocchio del paziente diamo un colpetto con il martelletto a livello della rotula, poco sotto la rotula in realtà, e stendiamo il tendine del quadricipite femorale. In realtà quello che si tende, per lo scopo di questa rappresentazione, di questo esempio, quello che si tende è sì il tendine, ma si tende soprattutto il fuso neuromuscolare all'interno del muscolo. Il fuso neuromuscolare, tendendosi, attiva la parte, quella parte terminale dell'assone del neurone pseudo-unipolare di cui vi parlavo prima, il quale neurone pseudo-unipolare quindi riceve l'informazione che il muscolo si sta stirando. Allora, in risposta al fatto che il muscolo si sta stirando, informa il motoneurone corrispettivo a quella fibra neuromuscolare e informa anche il motoneurone contemporaneamente, come vedete qua, grazie alla presenza di un interneurone inibitorio, informa anche il motoneurone corrispondente del muscolo antagonista e il quadricipite si contrae. Perché? Perché appunto in risposta a uno stiramento eccessivo la reazione automatica del muscolo è quella di contrarsi. Questo si chiama riflesso patellare, ma riflessi muscolari di questo tipo ci sono dappertutto. In particolare un esempio, diciamo più una serie di esempi: esiste il riflesso patellare, esiste il riflesso plantare, esiste il riflesso achilleo. Esiste il riflesso del tricipite, esiste il riflesso del bicipite, esiste il riflesso radiale ed esiste addirittura il riflesso mentoniero. Praticamente stirando un muscolo qui, che si chiama miloioideo, il paziente tende a fare questo tipo di lavoro a bocca. Quando c'è in realtà è un riflesso che si elicita quando c'è un problema di iperriflessia, cioè quando il riflesso è molto accentuato. E questo ci porta al discorso del tono muscolare e dei riflessi. Questo lavoro, diciamo, molto complesso di fusi neuromuscolari, neuroni pseudonipolari e motoneuroni mantiene il tono muscolare sostanzialmente di base. Poi ci sono tantissimi altri meccanismi che intervengono e tra poco li vediamo. Ora saltiamo un attimo di palo in frasca, ma neanche tanto, per vedere che cosa succede a livello cerebrale. Cioè, fino ad ora siamo rimasti all'interno del midollo spinale, ma il midollo spinale da qualcuno la riceve l'informazione. Ecco, da dove parte l'informazione che va al midollo spinale? Beh, parte dalla corteccia cerebrale e in particolare parte da una zona che si chiama area motoria primaria, che Brodmann, che era quel neurologo che abbiamo accennato nella live del linguaggio, Brodmann ha identificato come area 4 nel suo modello cito-architettonico. Questa area, l'area motoria primaria, è quella da cui parte l'impulso che va al midollo spinale. Questa immagine presa dal Kandel in realtà vi spiega parzialmente alcune connessioni. Questo fra l'altro è un cervello di scimmia, ma vi spiega parzialmente alcune connessioni dell'area motoria con altre regioni cerebrali, ma questo non ci interessa in questo momento. Ora, l'area motoria primaria è un'area che da un punto di vista cito-architettonico è assolutamente caratteristica ed è l'esempio principale di come, della presenza di uno strato in particolare di cellule che si chiama cellule piramidali giganti o cellule di Betz. Quello che vedete qui sono dei coloranti istochimici preparati a inizio Novecento da un famosissimo specialista che si chiama Ramon Cajal, che ha messo a punto questa colorazione a base, se non sbaglio, di nitrato d'argento. E quello che vedete qui, è in particolare a sinistra la freccia, indica
Innanzitutto le immagini indicano i vari strati della corteccia cerebrale, ma a sinistra vede in particolare lo strato della corteccia motoria primaria, in cui vedete che in quello strato, che si chiama strato ganglionico, ci sono delle cellule molto grandi, che sono le cellule piramidali giganti. Queste cellule piramidali giganti sono quelle responsabili dell'attivazione dei motoneuroni nel midollo spinale. E allora ricordate che all'inizio di questa live vi avevo detto che parliamo di motoneurone inferiore? Beh, questi sono i motoneuroni superiori. Upper motor neuron in inglese e lower motor neuron. L'informazione sul movimento parte da queste cellule qui. Queste cellule qui sostanzialmente veicolano un'informazione su un movimento da eseguire direttamente al midollo spinale, in particolare le corna anteriori del midollo spinale. Lo strato, diciamo, questi strati di corteccia cerebrale sono estremamente interconnessi fra di loro, e queste interconnessioni, fra l'altro, aiutano anche a capire alcuni fenomeni parafisiologici, tipo il fatto che l'area motoria primaria, che è quella di cui stiamo parlando, e l'area somatosensitiva primaria, di cui abbiamo parlato nella live sulle cortecce somatosensoriali, sono estremamente interconnesse fra di loro. Questo spiega anche parzialmente perché, per esempio, dal punto di vista clinico, molte sindromi che si vedono nella pratica clinica tutti i giorni mostrano una paralisi associata a una perdita di sensibilità allo stesso arto, perché quando la corteccia visiva, la corteccia motoria primaria, motoria primaria è interessata da un processo patologico, quel processo patologico spesso interessa anche la corteccia somatosensitiva primaria, e quindi abbiamo un mix di entrambe le problematiche. Ora, la corteccia motoria primaria è organizzata in una maniera cosiddetta somatotopica. Cosa significa? Che la rappresentazione delle regioni da muovere corrisponde bene o male ad una mappa del corpo umano. Questa mappa, storicamente parlando, si chiamava homunculus. Adesso ci sono degli sviluppi recenti che hanno mostrato che in realtà questo modello dell'homunculus è attendibile e veritiero fino a un certo punto. Ne parleremo. Ma diciamo che, come si dice in inglese, rule of thumb, cioè come regola generale, è ancora un modello abbastanza valido. Ovvero sia, questa è immaginate una sezione frontale del nostro cervello, guardandola da davanti. La regione della gamba si trova qui, medialmente. La regione del tronco si trova un po' più lateralmente, la regione della mano si trova ancora più lateralmente, e ancora più lateralmente vedete la regione della faccia, dell'emisoma controlaterale. Cosa significa questo? Significa che se noi stiamo analizzando qua il cervello sinistro, ovvero sia nel mio caso da questa parte, cioè dove sto mettendo la mano in questo momento, sto mettendo la mano, per chi sta ascoltando il podcast, al lato sinistro della mia testa. Se noi analizziamo il cervello sinistro, questo homunculus qui controlla tutta la parte destra del mio corpo. Vedremo in un momento per quale motivo. Mentre se analizziamo il cervello destro, questo homunculus qui a destra controlla tutta la parte sinistra del mio corpo. Ora, cosa significa questo? Cioè, le cellule piramidali giganti o di Betz disposte lungo tutta questa striscia di tessuto nervoso, l'area motoria primaria, attivano differenti regioni del corpo in questo ordine. Cioè, quando noi muoviamo la bocca, la parte laterale dell'area motoria si attiva; quando noi muoviamo il piede, la parte mediale dell'area motoria si attiva. Come vedete, la rappresentazione, esattamente come per l'homunculus somatosensoriale, la rappresentazione non è uniforme. Per quale motivo? Beh, perché noi con la bocca e con le dita operiamo dei movimenti estremamente più raffinati che con, per esempio, la schiena. E quindi, è stato provato da una serie di studi, servono più motoneuroni per attivare e per coordinare queste regioni. Fun fact, la plasticità neuronale varia da persona a persona, quindi per esempio un calciatore ha probabilmente un'area del piede e della gamba più rappresentata di una persona, persona nella media che non fa quel lavoro, che pure è interessante. E probabilmente ci sono più
sinapsi e più connessioni sinaptiche a livello dell'area della mano di un in un pianista, per esempio, che in una persona che non ha bisogno di fare lavori manuali particolarmente raffinati. Ecco. Ora, questa immagine ve l'ho ingrandita il più possibile, purtroppo non si vede benissimo, ma l'informazione da queste cellule piramidali giganti parte e manda assoni al midollo spinale. In particolare nella sezione, diciamo, di mezzo dell'immagine vedete il tronco dell'encefalo e nella sezione in basso vedete il midollo spinale. Ora, a livello della porzione inferiore del tronco dell'encefalo, che si chiama bulbo, in inglese medulla, lo vedete lì nell'immagine, le fibre cosiddette corticospinali, questo circuito si chiama circuito corticospinale, le fibre corticospinali se ne vanno dalla parte opposta. Per quale motivo questo avvenga non si sa. Se ricordate la live sulla visione, succede esattamente la stessa cosa con il pathway della visione. Se ricordate la live sul sistema somatosensoriale, succede esattamente la stessa cosa con il sistema somatosensoriale, ma sostanzialmente tanta roba nel cervello si incrocia, quasi tutto. E il tratto corticospinale non fa eccezione. A livello della parte inferiore del brainstem, del tronco encefalico, quella parte che si chiama bulbo, le fibre che sono partite dalla corteccia, quindi gli assoni, i gruppi di assoni di sostanza bianca che sono partiti dalla corteccia, se ne vanno dall'altra parte. E questo vi spiega perché una persona che ha un ictus a destra nel cervello ha una paralisi a sinistra e una persona che ha un ictus a sinistra nel cervello ha una paralisi a destra. La paralisi può essere completa o può essere parziale. Se l'ictus, il trauma, eccetera, avviene invece al di sotto del bulbo, la paralisi è dallo stesso lato. E questo, diciamo, per la gioia dei neurologi e dei neurofisiologi, è abbastanza, diciamo, matematico fino a che non avete delle sindromi che riguardano proprio il tronco encefalico. In quel caso, l'incubo di tutti gli studenti di medicina che si approcciano all'esame di neurologia sono le cosiddette sindromi alterne. Perché, siccome il tronco encefalico è molto piccolo e può essere soggetto a tumori, ictus e a quant'altro, quello che può succedere nelle sindromi alterne è che voi avete una lesione che vi dà una paralisi che può essere, per una banale questione di pochi millimetri di distanza, può essere dall'altra parte o dalla stessa parte. E quindi a seconda di dove sta la lesione dovete indovinare, a seconda di dove è la paralisi dovete indovinare dove è la lesione, e non è affatto semplice, perché poi questa paralisi può riguardare o, diciamo, la zona dal collo in giù o la zona dal collo in su, cioè i muscoli facciali. Perché? E perché è un incubo questo? Perché per i nervi cranici, se ricordate un po' l'anatomia topografica che abbiamo trattato nella sindrome nella puntata iniziale, in una delle puntate iniziali, tutto quello che vi ho detto sul tratto cortico-spinale riguarda i muscoli dal collo in giù. Ma per i nervi cranici si parla di tratto cortico-bulbare e l'anatomia di queste fibre è un po' diversa. Ecco, diciamo, non ci addentriamo perché è un argomento molto complesso e probabilmente ci farò una live a parte, anzi sicuramente, ma l'anatomia è un po' complessa, non sempre le fibre vanno dall'altra parte. Un esempio che vi posso dare è quello dei muscoli della faccia, ovvero sia i muscoli della faccia hanno il tratto cortico-bulbare che riguarda i muscoli della faccia, che sono quelli che utilizziamo per alzare le sopracciglia, storcere la bocca, il naso, sorridere, eccetera, eccetera, i muscoli pellicciai, così si diceva una volta, e questi muscoli sono innervati da un nervo che si chiama nervo facciale, che esce a livello poco posteriormente alla parotide e attraversa la ghiandola parotide che sta qui e si distribuisce su tutta la faccia. Ecco, questo nervo facciale è innervato sostanzialmente da un tratto cortico bulbare che però per la parte superiore della faccia è bilaterale, per la parte inferiore è monolaterale. Quindi se voi avete un'ischemia sostanzialmente che è al di sopra del tratto cortico bulbare, quello che vedete è che il paziente ha la bocca deviata, ma nell'occhio è tutto a posto. Se avete una paralisi del facciale non riuscite a chiudere la palpebra e quindi l'occhio rimane aperto. L'occhio, se avete una lesione corticale o del fascio cortico-bulbare al di sopra del nucleo del nervo facciale, sostanzialmente avete solo la direzione della bocca, ma l'occhio è a posto, il paziente lo può chiudere. Se invece avete una lesione del nervo facciale, a livello del nucleo del nervo facciale, quindi del motoneurone inferiore,
il paziente ha una paralisi completa, quindi a deviazione della bocca, e è incapace a chiudere l'occhio. Questo giusto per darvi un'idea di quanto sia complicato questo punto in particolare. Ora, focalizziamoci però sull'anatomia del tratto cortico-spinale dal collo in giù. Quindi queste fibre se ne decorrono attraverso tutta una serie di strutture, in particolare i nuclei della base, c'è una struttura che si chiama capsula interna, se ne decorrono all'interno del tronco dell'encefalo, a livello arrivati al bulbo, passano dall'altra parte, in una struttura che si chiama decussazione delle piramidi. Perché? Perché praticamente queste fibre si trovano a livello di una struttura del bulbo che si chiama piramide, che in realtà si chiama così banalmente perché sembra una piccola piramide, anche se non lo sembra, anche se per i termini che utilizziamo oggi non è così, ma diciamo i vecchi anatomisti le chiamarono piramidi del bulbo. E decussazione è quando praticamente delle fibre se ne vanno dall'altra parte, un termine un po' desueto. Quindi decussazione delle piramidi, le fibre del tratto cortico-spinale se ne vanno in gran parte dalla parte opposta. C'è una piccola parte che rimane nello stesso lato, ma è una piccola parte. E quindi a livello del midollo spinale poi abbiamo due fasci. Un grosso fascio che è il fascio cortico-spinale laterale e un piccolo fascio che è il fascio cortico-spinale anteriore o cortico-spinale mediale. Il fascio cortico-spinale laterale se ne va giù nel midollo spinale, queste fibre entrano a livello dei vari metameli del midollo spinale innervando i motoneuroni inferiori e quindi mandando l'informazione al motoneurone inferiore. Ora, quindi riassumendo, il cervello pianifica il movimento che vogliamo fare. Facciamo il solito esempio banale della contrazione del braccio che ho fatto prima. Il cervello pianifica questa contrazione del braccio, manda il piano finale all'area motoria primaria, quindi alle cellule di Betz, cellule piramidali giganti o cellule di Betz, area motoria primaria, motoneurone superiore. Il motoneurone superiore ha un piano del movimento che va eseguito e quindi dice, va a dire al midollo spinale, devi contrare il bicipite per piegare l'avambraccio. Così facendo, quindi come lo fa questo? Beh, allora, il motoneurone superiore manda informazione di questo movimento pianificato attraverso il fascio cortico-spinale siccome sto contraendo il braccio sinistro, dal mio emisfero destro, questa informazione va alla parte sinistra del mio midollo spinale attraverso appunto il fascio cortico-spinale. Gli assoni del motoneurone superiore entrano in contatto con i miei motoneuroni inferiori a livello del midollo spinale, in particolare a livello del midollo cervicale qui, e dicono contrae il bicipite. I motoneuroni inferiori mandano informazione al muscolo tramite la giunzione neuromuscolare del mio bicipite, acetilcolina viene rilasciata, il muscolo si contrae. Il neurotrasmettitore che utilizza il motoneurone inferiore, come abbiamo detto, è l'acetilcolina. Il motoneurone superiore, quindi la cellula piramidale di Betz o gigante, utilizza un altro neurotrasmettitore che si chiama glutammato, che come regola generale è uno dei più importanti, se non il più importante, neurotrasmettitore eccitatorio del nostro cervello. Ora, come abbiamo detto precedentemente, c'è una contrazione di un muscolo agonista, il bicipite nell'esempio che vi ho fatto, e una contrazione del muscolo antagonista. Ecco, quello che vedete qui è, diciamo, la coordinazione, questa è un'altra immagine presa dal Kandel, è una coordinazione della contrazione dei muscoli agonisti e antagonisti a livello della giunzione fra l'upper motor neuron e il lower motor neuron, cioè il motor neuron superiore e il motor neuron inferiore. Nella fattispecie qua si sta facendo un esempio di un muscolo estensore e di un muscolo flessore, e quello che vedete qui è il fatto che l'attivazione dei muscoli agonisti e antagonisti avviene contemporaneamente, perché le cellule piramidali giganti si rapportano sì direttamente con il motoneurone inferiore che deve compiere il movimento, ma contemporaneamente contraggono sinapsi con degli interneuroni inibitori
che andranno ad attivare, tra virgolette, anzi a disattivare i muscoli antagonisti, in modo che il muscolo antagonista si rilasci. Nella fattispecie, in questo esempio, il muscolo antagonista è il flessore, quindi nell'esempio che abbiamo fatto prima sarebbe il movimento di estensione dell'avambraccio anziché di flessione. Ora, prima di passare a questa diapositiva, torniamo un attimo indietro a questo. Un qualche cenno di patologia che è interessante. Come abbiamo detto, il tono muscolare è finemente regolato e una parte della regolazione avviene per il contatto con i fusi neuromuscolari responsabili della propriocezione, ma un'altra parte della regolazione avviene anche grazie alla presenza del tratto cortico-spinale e di una serie di altri tratti, come i tratti, cioè le connessioni cosiddette reticolo-spinali e vestibolo-spinali. Ora, di queste connessioni ne parleremo in altre puntate, non voglio creare troppa confusione, ma un punto fondamentale che su cui mi preme insistere è questo. Nel momento in cui noi abbiamo una lesione del tratto cortico-spinale, abbiamo una condizione che si chiama iperreflessia all'inizio, e se la lesione è completa abbiamo quella che si chiama una paralisi spastica. In particolare non tanto acuto, nella fase acuta, ovvero sia nelle tragiche situazioni in cui c'è un incidente automobilistico, in cui una frattura spinale causa una transezione completa del midollo spinale, per qualche motivo fisiopatologico abbastanza complicato, all'inizio si ha una paralisi flaccida. Cioè c'è una paralisi completa dal livello della lesione in giù, di tutti i gruppi muscolari, che però è flaccida. Però nel lungo termine, quello che succede è che la paralisi diventa spastica, cioè dopo qualche settimana. E la paralisi diventa spastica perché? Perché se ricordate quel discorso dell'arco riflesso, quello che succede è che i fusi neuromuscolari informano continuamente, cominciano a scaricare continuamente sul moto neurone inferiore, che causando quindi delle contrazioni permanenti. E queste contrazioni possono essere severissime e causare anche un grande dolore, motivo per cui sui pazienti paralizzati uno degli interventi palliativi che si fa è cercare di trattare questa spasticità con mezzi farmacologici, tipo una medicina che si chiama baclofen, o con mezzi anche chirurgici, con infusione di baclofen continua, con delle pompe di baclofen che rilassano un po' la paralisi. Ora, per quale motivo si sviluppa questa ipereccitazione da parte dei fusi neuromuscolari e dei motoneuroni inferiori, se lo stimolo che viene dalla corteccia dovrebbe essere eccitatorio, perché causa appunto l'attivazione dei motoneuroni che devono eseguire un movimento? Ecco, questo non è molto chiaro. Non è molto chiaro. Però un'ipotesi è che, in realtà, come vi ho fatto vedere in questa slide, ci sia un raffinato gioco di eccitazione e di inibizione anche a livello del midollo spinale. E queste inibizioni in particolare sono molto più attive costantemente durante la nostra vita, durante il giorno, di quanto potremmo sospettare. Non abbiamo parlato di tutta una serie di altre strutture che ho accennato solo rapidamente prima, che sono appunto i fasci vestibolo spinari e cerebello spinali. Probabilmente anche questi fasci giocano un ruolo. Cioè, mentre le cellule piramidali giganti sembrano rapportarsi direttamente, quindi i motoneuroni superiori sembrano rapportarsi direttamente con i motoneuroni inferiori ed eccitarli, sicuramente a livello sovraspinale, cioè a livello delle informazioni che arrivano dalla corteccia, dal cervello al midollo spinale, esistono anche delle informazioni di tipo inibitorio. E queste informazioni di tipo inibitorio vengono a mancare quando si ha una transizione del midollo. Ora, giusto per darvi una panoramica di quello che andremo a vedere nelle puntate successive, abbiamo parlato della corteccia motora primaria oggi. Per quanto raffinato sia tutto questo meccanismo che vi ho esplicato, in realtà questo è proprio l'output finale del movimento, perché il movimento va pianificato. E in realtà ci sono due circuiti di pianificazione molto importanti, che si chiamano circuiti extrapiramidali. Perché si chiamano extrapiramidali? Beh, perché il movimento parte dall'area motora primaria dalle cellule piramidali giganti, e quindi quel sistema si chiama tradizionalmente sistema piramidale. Ma
tutti i sistemi di, implicati nel movimento, che sono implicati nella fattispecie nella pianificazione del movimento, si definiscono sistemi extrapiramidali. E c'è un sistema extrapiramidale, così tradizionalmente, adesso non credo che si dica più, cosiddetto propriamente detto, sistema extrapiramidale propriamente detto, che coinvolge i nuclei della base. Ed è il sistema extrapiramidale, il sistema di pianificazione del movimento, che è coinvolto, nella, per esempio, nel morbo di Parkinson o in altre condizioni patologiche come la cosiddetta coreoatetosi o corea di Huntington. Scusate, coreoatetosi è un'entità, corea di Huntington è un'altra ancora, e altre condizioni patologiche. La sindrome di Tourette, per esempio, è una sindrome che, in cui questo circuito anche viene coinvolto. E poi c'è invece il sistema extrapiramidale cerebellare, che è coinvolto non solo nella pianificazione del movimento, ma anche nell'apprendimento motorio. Sono due sistemi di pianificazione di movimento complementari, fanno due cose diverse. Quindi ogni volta che noi pianifichiamo un movimento, questi sistemi vengono coinvolti. E vengono coinvolti in frazioni di secondo, perché voi sapete benissimo che se io decido di fare un movimento, il tempo fra la mia decisione e l'esecuzione del movimento è spesso rapidissima. Rapidissimo. Ed è rapidissimo per questo, perché tutto questo estremamente elaborato sistema, complesso sistema di pianificazione del movimento, avviene in frazioni di secondo. La pianificazione del movimento, diciamo che vedremo nelle puntate successive, però ha come output la trasmissione di questo, di questa pianificazione alla corteccia motoria primaria che abbiamo visto oggi. La corteccia motoria primaria poi manda l'informazione al midollo spinale e consente, così facendo, l'esecuzione del movimento. Quindi, riassumendo, la corteccia motoria primaria è sostanzialmente l'effettore ultimo, l'output ultimo della pianificazione del movimento, ma è semplicemente il primo gradino nella, diciamo, nell'esecuzione del movimento, cioè l'ultimo gradino nell'esecuzione del movimento, che viene dopo tutta una serie di processi di pianificazione. Detto questo, spero che la puntata sia piaciuta e sia stata chiara. E scrivetemi i vostri commenti ovviamente al di sotto del video, scrivetemi le vostre domande, segnalatemi eventuali imprecisioni che posso sempre editare o editarle nei commenti, e vi do appuntamento fra un paio di settimane, 2-3 settimane, vediamo un attimo, perché è un periodo che ho già abbastanza fitta, per la prossima puntata, che faremo su uno di questi due sistemi di pianificazione del movimento. Un abbraccio e continuate a seguire Liberi Oltre.